Volevo approcciare una ragazza su Instagram complimentandomi per le foto sul profilo, dove nelle storie in evidenza ha fotografato vari paesaggi, tra cui alcuni tramonti. Farei bene o no? E come potrei continuare la conversazione? Hai più di 30 anni e non sei soddisfatto della tua vita sentimentale? Clicca il link qua sotto in descrizione per scoprire come dare una svolta al tuo approccio alle donne. Allora, questa è una cosa che suggerisco sempre, quella ovvero di soffermarsi su dettagli, su cose particolari che ha fotografato lei, che esulino dal suo mero aspetto fisico. Ora, sì, puoi farle notare questa cosa, ma non complimentandoti, perché alla fine ricadresti nello stesso problema, ovvero fare complimenti gratuiti per un qualcosa. Ti complimenti per lei per il suo aspetto, ti complimenti con lei per un paesaggio. No, devi cercare di notare qualche cosa nello specifico, qualche dettaglio e magari farglielo notare, tipo, ehi, ho notato che hai fotografato questa cosa in questo posto, sai, è carino, ci sono stato anch'io qualche volta e ho provato delle emozioni fantastiche perché c'è un senso di, non so, e ti inventi. Il punto è quello, è non fare complimenti, ma mettere in atto conversazioni che si riferiscono a dettaglio, cose magari particolari che nessuno nota. Quindi un dettaglio che magari ti evoca un ricordo, delle emozioni e soprattutto avere un linguaggio, soprattutto un modo di parlare, di chattare che evochi in lei emozioni, che le faccia ricordare perché è stata felice quando ha fotografato quel paesaggio, perché l'ha fatto, in maniera che associ involontariamente l'emozione che le fai ricordare a te perché gliel'hai fatta ricordare. Questo un po', quindi non limitarti a fare complimenti perché alla fine complimenti a lei o un paesaggio è la stessa cosa, utilizza parole ricercate e cerca di connetterti con lei a livello profondo. Per quel che riguarda la chat, come continuare la conversazione, poi sta a te essere abile una volta rotto il ghiaccio, nel senso dopo una decina, una ventina di messaggi in cui parlate di questa cosa, parlate del paesaggio, eccetera, potresti iniziare a dirle: guarda, mi sembri comunque simpatica, ma di dove sei? Bla bla, anch'io perché faccio questo, faccio cosa fai nella vita? Bla bla, e cerchi di capire un po' lei come persona, cos'è, come è fatta, insomma, passi alla parte più blanda, giusto per conoscerla, e poi ricominci il discorso emozionale, però riferendoti a lei e non al paesaggio, così le fai capire comunque che c'è un certo tipo di interesse da parte tua nei suoi confronti. E da lì, sempre cercando di non scadere nel complimento, non dando nulla per scontato, come ha fatto il mio amico di qualche video fa, che dopo due messaggi le ha chiesto il numero e ha detto fatti sentire. No, cerca di invogliarla a voler scoprire qualcosa in più su di te. Senti, perché si sente, che ha piacere a parlare con te, allora poi lì vai avanti e poi magari passi al numero.